Bella a tutti ragazzi, come butta? Io butta fuori e oggi sono qui col Goomba Cappellino che avete visto in live per chi c'era in live. E per continuare con Pokémon Diamante, ragazzi, siete pronti? Siete carichi? Io sì, molto. Andiamo subito. Allora, sono passato adesso dalla caverna, da questa caverna e ora andiamo a Mineropoli. Che musica carica che mi accoglie Mineropoli, ragazzi. Ehi, allenatore, non è neppure una medaglia. Gli altri allenatori ti guarderanno dall'alto in basso come se fosse le prime armi. Vieni, ti faccio vedere dov'è la palestra. Meravigliosa questa hosting. Meravigliosa. Ma c'è qualcuno lì? Peccato è già finita. Eh sì, c'è Barry, ragazzi. Oh, sei tu, buttafuori. Ce l'hai fatta ad arrivare qui, finalmente. Lento come al solito. Ci hai messo così tanto che il capo della palestra se n'è andato. Anzi, no, se n'è già andato. Precisiamo. Ha detto che doveva andare. Ah sì, alla cava di Mineropoli. Io ho già preso la medaglia, quindi a me non importa. Ma tu... ma tu e sapessi, sapessi. Quindi dobbiamo andare alla cava di Mineropoli, ragazzi. Ma vediamo un po' come stiamo messi con i Pokémon. Allora, Chimchar non si è ancora evoluto. E qui abbiamo i nostri altri Pokémon. Perfetto. Andiamo prima al centro Pokémon, quasi quasi. Poi andiamo a fare scorta di pozioni e altre cose utili. Pa 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 pam pam parapam. Avanti, infermiera Joy, che... Tra l'altro in Pokémon Rosso l'altro giorno abbiamo visto che l'infermiera è più sgarbata decisamente. Ti dice: dammeli, dammi Pokémon, dammeli. Manco facesse parte del Team Rocket. Dammi Pokémon. Fantastica questa host, veramente. La adoro. Adoro. Malul. E tu? Che ci fai qua? Ma tutti quelli che lavorano nella cava hanno con sé dei Pokémon. E può capitare che ti sfidino. Sapessi, Lul. Che c'è lì? E intanto, ragazzi, veniamo accolti da un Pokémon. Zubat! Tan tan. Para. Pam pam. Vai, Chimchar. Scelgo te. Vai con braciere. Chimchar usa braciere. Para 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 para. Lo Zubat selvatico usa sgomento. Attenzione. Ma non mi fa molto danno. Allora ancora braciere. Tanto lo Zubat ce l'ho già. Però Chimchar si allena un po' almeno. Per evolversi. Tanto level up per Bidoof. Parapam pam. Parapam parapam parapam. E qui cosa abbiamo? Difesa X. Attenzione. Fate vedere un po' le statistiche dei miei Pokémon a proposito. Che non so se le ho già viste. Allora, info. Il mio Chimchar ha natura ritrosa, estremamente sagace. Non ha punti deboli né punti forti. Invece Shinx è più forte in attacco e più debole in velocità. Non so se è una cosa positiva, però sicuramente gli farò imparare mosse con i fulmindenti e altre mosse fisiche molto interessanti che impara Shinx, appunto. Starly debole in attacco speciale e forte in difesa. Non so se è molto utile questa cosa. Beh, sicuramente Starly non... Anzi, Staraptor, che è la sua ultima forma, non usa tanti attacchi speciali. Usa più che altro attacchi fisici. Bidoof normale. Zubat pure. Non so se Zubat lo porterò ancora, però, all'avventura. Adesso andiamo avanti, ragazzi, assolutamente. Non possiamo mica rimanere qui a pettinare le bambole. Quindi andiamo. Chi c'è qui? Che abbiamo qui? C'è un matchup con il suo allenatore, sì. Chop, matchup, chop. Ho incontrato questi matchup sul percorso 207 e ora sono diventati i miei più fedeli compagni. Chop, chop, matchup. Ti svelerò un segreto, ho portato il mio Pokémon al lavoro di nascosto. Adoro questa musica, come sempre. Tarataratarataratan. Parte la sfida di Mason, lavoratore. E manda Machop. Allora, che di nascosto? Un tuo strumento di lavoro è Machop, eh?
Machop è utile al lavoro, dunque saranno ben contenti che hai portato un Machop. Almeno penso. A meno che non devi fare un lavoro dove Machop non serve, non so. Parapam, parapam, parapam. Full mi sguardo, Tutto qui? Comunque alleno più che altro adesso Chimchar, perché è importante che si evolva in Monferno il prima possibile. Contro il capo palestra sarà fondamentale, dato che il capo palestra ha Pokémon di tipo roccia e il tipo lotta sarà piuttosto resistente contro le mosse di tipo roccia. Tanto Zubat sta al livello 8, a meno che non fanno mosse come battiterra che fanno male ugualmente. Beh, sono senza parole. Andiamo ragazzi. Una Pokéball, hai trovato una pozione. Hai messo la pozione nella tasca di Medi. Molto bene. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Chi c'è? Ok, spostati e stai a guardare. Usando la mossa MN spacca roccia, anche un masso che ti blocca il cammino. Boom! Per liberarsi dai massi che bloccano il cammino, bisogna spaccarli. Se riesci a ottenere la medaglia della palestra che c'è qui in città, riuscirai a farlo anche tu. Chiaramente, per vincere la medaglia devi battere il capo palestra, cioè me. Va bene, signor capo palestra. Ciao, Machop. Machop! Molto bene. D'accordo, allora approfitterò di questa lotta per fare una piccola pausa dal lavoro. E facciamo questa lotta, allora. Parte la sfida di Remo Laboratore. Ma, Remo, dov'è la barca? Che freddura! Bene, un Geodude. Allora, cresci pugno. Vai. Che è super efficace, dato che una mossa è tipo lotta e... una mossa tipo lotta è super efficace contro i tipo roccia, chiaramente. Geodude usa terra in pesta. Che è una mossa che fa danni a ogni turno, tipo la grandine. Però ne sono immuni i Pokémon di roccia, terra e acciaio. Allora, ancora cresci il pugno, dovrebbe farti male, dato che l'attacco prima è aumentato. Grazie alla stessa mossa, cresci il pugno. L'attacco di Chimchar è aumentato. Benissimo, non ha più energie Geodude. Allora, vediamo un po'. Tra poco sarà già al 13. La tempesta infatti infligge proprio danni a Chimchar, appunto. Remo Laboratore, il prossimo Pokémon sarà Onix. Continuiamo perché deve evolversi, assolutamente. È importante che si evolva il mio Chimchar. Allora, cresce il pugno, ha la potenza di prima. Abbiamo l'attacco aumentato, adesso è ancora più alto l'attacco, dunque preparatevi per la botta che sta per arrivare su Geodude. Sassata! Ok, e infatti ragazzi, per questo è importante che si evolva contro la palestra, perché se no gli attacchi sono super efficaci, gli attacchi di roccia. Invece se ha anche tipo lotta, non è super efficace. Proprio così. Tipo lotta resiste al tipo roccia. Molto bene, super efficace. E si evolve per la precisione, se non erro, a livello 14. Adesso dopo scopriamo se ho detto una cagata oppure no. Starly a livello 11, Buddy a livello 10. Molto bene, GG, hai sconfitto Remo. Wow, pietà, chiedo pietà. Parapam, 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 uno strumento. Fune di fuga. Ma prima devo fare evolvere il mio Chimchar. C'è un qualche strumento qua a proposito dei paraggi, vediamo un po' subito. Un Onix! C'è un Onix, ragazzi, proviamo a catturarlo. Che anche catturandolo si fanno punti esperienza. Cresci pugno. Vai di cresci pugno. Pugno! Oh, abbattimento. Questo fa male. Però l'attacco è aumentato. Ok, perfetto. Adesso Onix usa lega tutto. Aia. Questa fa male. Va bene, proviamo a catturarlo, ragazzi. Che ne dite? Ho paura di mandarlo KO. Per quello. Pokéball, vai.
Guarda che c'è mol. 2 3 Oh no, è uscito. No, c'eri quasi. L'Onix Selvaticus lega tutto. Chimchar, resisti. Questa volta. Ah, questa volta l'ha fatta la mossa. Allora, Onix, nel caso faccia una mossa di tipo roccia, potrebbe resistere Badiuv. Vai, mandiamo Badiuv. Poi. Ah no, è vero, c'è il lega tutto. Non posso sostituirlo. Dimenticavo. Solo quando l'effetto del lega tutto finisce. Vai, proviamo. 1 2 3 Preso. Sì. Vabbè, questa è una Master Ball e non c'entra niente, ma l'idea è quella. Catturato. Catturato. Proprio come ho fatto vedere nel montaggio che ho catturato la cam. Ho catturato anche questo Onix. E Chimchar, GG. Si avvicina al livello 14 pian piano. Si muove sottoterra provocando scosse e boati. Può raggiungere anche una velocità di 80 km all'ora. Dunque, occhio a non disturbare gli Onix. No, 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 niente soprannome. Tan, tan, tan. Pa, pa, ra, ra. E si aumenta la difesa, però non credo che gli basterà per sopravvivere. Stiamo a vedere. No, infatti non è bastato. Taratarata, taratarata. Sì, livello 14, ecco. Adesso scopriamo se si evolve o meno. Shinx sale al livello 12. Shinx vorrebbe imparare Morso. Fantastico. Vuoi che impara, dimentichi la mossa al posto di Morso? Sì, fai dimenticare. Che mossa puoi imparare al posto di Morso? Azione, tolgo azione. Cioè, il contrario, che mossa può scordare il posto di Morso? Scordiamo azione. Poi anche Badiuv è salito di livello, ragazzi. E uno, uno e due, tada! Shinx dimenticazione. Al suo posto Shinx impara Morso. Ottimo. Ha imparato a morsicare. Badiuv all'11. Beh, che succede? Oh, Chimchar si sta evolvendo. Perfetto, ho fatto anche le miniature. Una bella posa. Click, click, foto, foto, click, 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 click. Si sta evolvendo, ragazzi. Si sta evolvendo. Ottimo. Foto, click, 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 foto, foto. Congratulazioni, Chimchar si è evoluto in Monferno. I dati di Monferno sono stati inseriti nel Pokédex. Intensifica la fiamma sulla coda per apparire più grande e intimorire così i nemici che lo attaccano. Monferno vorrebbe imparare il pugno rapido. Vuoi dimenticare una mossa al posto del pugno rapido? Certamente. Allora, togliamo Fulmi Sguardo. Pam, 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 pam. Tanto penso che la userò poco, Fulmi Sguardo, infatti. L'ho usata poco, Fulmi Sguardo. Pugno rapido! Sì, è fortissima come mossa. Va bene, ragazzi! Questo episodio termina qui. Infatti anche il mio allenatore si sta stiracchiando. Mi stiracchio anch'io. Come lui. Le mani sono andate fuori dal green screen, lo so. E ci vediamo al prossimo episodio di Pokémon Diamante Splendente. Ciao a tutti, belli e brutti.